Canto 12. Non appena San Tommaso ebbe pronunciata l'ultima parola, la corona dei beati riprese a girare, e non finì di compiere un intero giro che un'altra corona la circondò esternamente con un altro cerchio e accordò il suo moto e il suo canto a quello della prima corona. In quei dolci strumenti questo canto supera di tanto il canto terreno di quanto la luce diretta supera in splendore ed intensità la luce riflessa. Come attraverso una nube leggera e trasparente si volgono due archi, quelli dell'arcobaleno quando è doppio, paralleli e fatti degli stessi colori, quando Giunone comanda la sua ancella di scendere sulla terra a portare i suoi messaggi e l'arco esterno si forma per riflessione da quello interno, allo stesso modo in cui dalla voce si genera l'eco che prende nome da colei che l'amore consumò, come il sole dissolve la nebbia e tali archi nel mondo rendono sicuri gli uomini che la terra non sarà mai più allagata per il patto stipulato da Dio con Noè. Così si volgevano intorno a noi le due corone dei beati, sempiterne rose, e così quella esterna si accordò nel moto, nel canto e nella luce a quella interna. Dopo quell'armonico movimento e dopo la manifestazione di letizia delle anime delle due corone, costituita dal corrispondersi e dal fondersi delle varie luci, tanto nel cantare in accordo quanto nel rispondersi con l'aumentato splendore, simbolo del loro amore e della loro felicità, quelle celesti creature si arrestarono nello stesso momento e con perfetta unanime volontà, proprio così come accade agli occhi che devono chiudersi ed aprirsi insieme, secondo l'impulso che dall'interno agisce su di essi. Ecco allora che dall'interno di una di quelle luci nuove uscì una voce che mi fece volgere verso il punto in cui essa stava, facendomi assomigliare al lago di una bussola che si volge istantaneamente verso il nord. L'amore che mi fa risplendere, cioè lo spirito di carità, lo Spirito Santo, mi spinge a parlare dell'altro condottiero, cioè di Domenico, per onorare il quale qui si è parlato così bene del mio. È infatti giusto che dove si è parlato di uno di essi si parli anche dell'altro, affinché, così come insieme essi combatterono per la stessa causa, possano essere insieme glorificati. La Chiesa, che all'altissimo prezzo del sacrificio di Cristo sulla croce fu riarmata, cioè munita nuovamente di quei mezzi di difesa e di redenzione che aveva perduto a causa del peccato originale, si muoveva dietro la croce molto lentamente e poco numerosa. E allora Dio venne in suo soccorso, rafforzando quell'esercito, ma non tanto perché esso ne fosse proprio degno, bensì per sola sua grazia. Così come è stato detto da Tommaso d'Aquino, Dio soccorse la Chiesa con due difensori dietro l'esempio delle cui azioni, e grazie alla predicazione dei quali, il popolo sviato si ravvide. Nella parte occidentale del mondo abitato, cioè nella penisola iberica, dove nasce Zefiro, il dolce vento che risveglia e rinnova le fronde degli alberi che si rivestono di foglie e di fiori di cui l'Europa si ricopre a primavera, e non molto lontano dalle coste battute dall'Oceano Atlantico, in quel punto in cui il sole, stanco per il lungo e ardente cammino, tramonta durante il solstizio d'estate, è ubicata la città di Calaruega in Spagna. Città posta sotto il dominio dei re di Castiglia, nel cui stemma sono inquadrati due leoni e due torri, e da una parte il leone sta sotto la torre, nell'altra parte sta sopra. Ebbene, nella città di Calaruega nacque San Domenico, l'amante della fede cristiana, il santo campione pieno d'amore verso i cristiani fedeli della Chiesa, duro ed intransigente verso i nemici della fede, gli eretici. E la sua mente fu così ricolma di virtù fin dal momento in cui fu creata, che essa rese profeta sua madre quando ancora lui era nel suo grembo. E dopo che si compirono le nozze fra il santo e la fede tramite l'atto del battesimo con il quale ciascuno dei due recò in dote reciproca salvezza, la sua madrina vide in sogno il fanciullo Domenico che aveva in fronte una stella che illuminava tutto il mondo. Ed affinché apparisse anche nel nome, qual esso veramente era di fatto, dal cielo discese un'ispirazione per i suoi genitori, affinché lo chiamassero con il possessivo di colui al quale apparteneva interamente. Infatti egli fu come l'agricoltore che Cristo scelse per fare prosperare il suo orto,
cioè la Chiesa. Si dimostrò presto e chiaramente un inviato di Cristo e suo fedele seguace. Infatti il primo sentimento d'amore che si manifestò in Domenico fu per l'umiltà, e quindi il primo consiglio che gli diede Cristo fu probabilmente la prima della serie delle beatitudini. Beati i poveri in spirito. Durante la sua vita terrena spesso fu trovato dalla sua nutrice, silenzioso e sveglio, come se dicesse: «Io sono venuto per questo». Oh, veramente felice fu suo padre, che si chiamava Felice di Guzman. Oh, veramente felice fu sua madre Giovanna d'Asa, se il suo nome, Giovanna, si interpreta veramente per quello che significa, cioè «grazia del Signore». Domenico divenne in breve tempo dottissimo, essendosi dedicato agli studi, ma per puro amore della sapienza celeste, non per averne vantaggi nel mondo terreno, il quale ora invece ci si affanna dietro agli studi di diritto canonico e di medicina. Poi, diventato così dotto, iniziò a preoccuparsi e coltivare con grande premura la vigna del Signore, la Chiesa, quella vigna che presto diviene secca e brulla se il vignaio la trascura. E alla Santa Sede, che in passato si era peraltro dimostrata assai più sensibile e generosa verso i poveri onesti di quanto stia facendo oggi, e questo non già per difetto dell'istituzione pontificia stessa, quanto a causa di colui che vi regna, cioè il Papa, il quale si allontana dal retto cammino. Domenico non chiese l'autorizzazione di distribuire solo un terzo o la metà dei lasciti e delle donazioni fatte a favore delle opere pie, come fanno molti ecclesiastici avidi, i quali trattengono il resto a favore della Chiesa o di loro stessi. Né chiese la rendita del primo beneficio che si rendesse vacante, né il godimento delle decime che appartengono ai poveri. Chiese invece il permesso di combattere contro coloro che vivevano nell'errore, cioè contro gli eretici, in difesa della verità della dottrina, il seme da cui nacquero le 24 anime beate, i 24 sapienti che formano ora le due corone di luci che ti circondano. Poi, con la sua profonda dottrina teologica e con la sua ferma volontà e il mandato ottenuto dal Papa, si mosse all'azione, simile ad un torrente che sgorga con forza da una sorgente profonda. Il suo impeto torrenziale si abbatté contro gli sterpi eretici, più tenacemente nel luogo ove più forti erano le resistenze alla verità, nella Provenza, centro dell'eresia degli Albigesi. Da lui, torrente più grosso e impetuoso, si formarono in seguito diversi ruscelli, i suoi seguaci, per mezzo dei quali è irrigato il giardino della chiesa, in cui sono potuti nascere e crescere sani arboscelli, certo più rigogliosi degli sterili e dannosi sterpi. Quindi, se una delle due ruote della biga, il carro di guerra con cui la chiesa si difese e vinse la sua battaglia contro l'eresia, fu così grande, ti deve essere ben chiaro come grande sia stata l'altra ruota, San Francesco, di cui Tommaso d'Aquino ti ha già parlato con grande elogio. Ma d'altra parte, il cammino già tracciato della circonferenza della parte più alta dell'altra ruota di quella biga, ossia la preziosa via tracciata dalla regola di Francesco, è stato purtroppo abbandonato. E così ai francescani accade ciò che accade in quella parte della botte in cui, al posto della gromma, che si forma al deposito del buon vino e che lo conserva sano, si è ora formata la muffa, che è indice invece di deterioramento e corruzione. Infatti la famiglia francescana, che un tempo si mosse dritta seguendo le orme di Francesco, ora è molto lontana da quel santo cammino, e addirittura essa retrocede invece di proseguire. Ma l'effetto della cattiva cultura si vedrà presto dalla raccolta, allorché l'olio si lagnerà per non essere posto nell'arca insieme al grano. Certo, chi sfogliasse pagina per pagina l'ordine francescano troverebbe ancora qualche pagina in cui potrebbe leggere: «Io sono quello che un buon francescano soleva essere». Ma questi fedeli alla regola non si troveranno certamente tra i seguaci di coloro che nei due partiti si contengono il dominio dell'ordine, ossia Umbertino da Casale, che rende la regola troppo rigida, e Matteo d'Acquasparta, che se ne allontana per rilassatezza ed incuria. Sappi dunque che io sono l'anima di Bonaventura da Bagnoregio, che sempre anteposi le cose dello spirito alle cose del mondo terreno. Poi qui, in questa seconda corona di beati, si trovano Illuminato di Rieti
ed Agostino di Assisi, due dei primi seguaci di Francesco. Entrambi si resero molto cari a Dio, osservando scrupolosamente la regola. Sono qui con loro Ugo da San Vittore, Pietro Mangiatore e Pietro Ispano, cosiddetto perché nato a Lisbona, famoso per aver scritto 12 libri contro il nuovo aristotelismo di Alberto Magno e di Tommaso, che gli diedero fama nel mondo. E qui anche il profeta ebreo Nathan. Sono qui inoltre San Giovanni detto Crisostomo, Sant'Anselmo d'Aosta ed Elio Donato, famoso grammatico. C'è Rabano Mauro ed infine risplende qui alla mia sinistra Gioacchino da Fiore, dotato di spirito profetico, monaco e abate. Così, come avrai ben capito, gli onori e gli elogi che il domenicano Tommaso d'Aquino ha riservato poc'anzi a Francesco ha indotto me, francescano, a rendere onore ed elogi a Domenico. Canto 13. Chi desidera capire bene quello che io vidi, immagini le 15 stelle di prima grandezza, quelle che in diverse parti dell'universo lo ravvivano di tanta luce da vincere ogni nebulosità atmosferica. Inoltre immagini quel carro, l'orsa maggiore, al quale è necessario per la sua rotazione diurna e notturna l'intero spazio del nostro emisfero, cioè l'emisfero boreale, così che nel suo girare esso non scompare mai alla nostra vista. Tenga presente poi le due ultime stelle dell'orsa minore, che è simile ad un corno ricurvo, la cui imboccatura è formata dalle due stelle suddette, mentre il punto più stretto coincide con la stella polare, che è una delle estremità dell'asse celeste intorno al quale ruota il primo mobile. Infine, il lettore immagini che quelle suddette 24 stelle prima nominate, e cioè le prime 15 stelle, le 7 dell'orsa maggiore e le 2 dell'orsa minore, abbiano formato tra loro due costellazioni in cielo di 12 stelle ciascuna, simili alla costellazione circolare a forma di corona, in cui da Bacco fu tramutata Arianna, la figlia di Minosse, riproducendo la figura di quella ghirlanda di cui essa si adornava in vita. Immagini poi che quelle due costellazioni abbiano i propri raggi luminosi concentrici e che entrambi ruotino in modo che il moto dell'una sia inverso a quella dell'altra. Così il lettore, avendo costruito nella propria mente l'immagine suggerita, avrà comunque una visione imperfetta della vera costellazione, costituita dalle 24 anime e della loro doppia danza, che girava intorno rispetto al punto in cui io mi trovavo. Immagine imperfetta, poiché la straordinaria visione era tanto superiore a ciò che è comprensibile dai nostri sensi, quanto è distante la rapidità del movimento del primo mobile, che è il cielo più veloce e più rapido di tutti gli altri cieli, dal lentissimo movimento della Chiana, che è il fiume che attraversa la zona retina per affluire nel Tevere. Certo, lì non si celebravano con le lodi e con il canto Bacco o Apollo, bensì il sublime mistero della Santissima Trinità e quello dell'unione della natura divina con la natura umana di Cristo. Gli inni e quei gloriosi moti circolari terminarono simultaneamente la loro misura ed il tempo loro assegnato, ed allora quei santi lumi si volsero verso di me e Beatrice, felici nel passare da una cura ad un'altra. Il silenzio venne interrotto dalla luce che avvolgeva l'anima di Tommaso, che aveva testé narrato l'ammirabile vita di Francesco, il poverello di Dio, e disse: «Ora che una parte delle spighe è stata ben battuta e se n'è ricavato il grano che è stato riposto nel granaio, ora che uno dei tuoi dubbi, quello riguardante la frase «ubensi in pingua», è stato chiarito, il mio spirito di carità mi invita a battere l'altra parte delle spighe, cioè mi invita a chiarire l'altro tuo dubbio, quello riguardante la sapienza di Salomone e la frase «non surse il secondo». Tu credi che tale sapienza sia stata infusa in quel primo uomo, dal cui petto Dio tolse la costola che servì a formare Eva, la bella donna il cui peccato è costato tanto caro all'umanità fino a perdere il paradiso terrestre. E tu credi inoltre che la sapienza sia stata poi infusa in Gesù, che fu trafitto sulla croce della lancia di Longino e che prima di quella ferita soddisfece la giustizia divina vincendo il peso di ogni colpa.
tramite la sua stessa vita e la sua passione, e dopo la sua morte, tramite la sua risurrezione e l'ascesa in cielo. Per questo motivo, per il fatto che la sapienza fu infusa da Dio in Adamo e Gesù, ti meravigli di quanto io dissi quando poi affermai che l'anima, chiusa nella quinta luce, non ebbe altra anima simile a lei per sapienza. Quindi ora apri bene gli occhi della mente e vedrai che quello che tu credi sulla sapienza di Adamo e di Gesù e quello che io ho detto sulla sapienza di Salomone non sono affatto in contrapposizione come avviene del vero rispetto al falso, bensì sono verità entrambe. Tutte le creature immortali o mortali, cioè le cose incorruttibili e le cose corruttibili, non sono altro che il riflesso di quell'idea, cioè il verbo, che Dio genera come un atto d'amore. E questo accade perché la luce del verbo divino, che deriva dal Padre senza separarsi né dal Padre né dallo Spirito Santo, raccoglie e concentra i suoi raggi e si diffonde in modo spontaneo, compiendo un gratuito atto di bontà nelle nove gerarchie delle intelligenze angeliche, come in altrettanti specchi, senza perdere nulla della sua unità. Poi da queste intelligenze angeliche la viva luce del Verbo discende di cielo in cielo sempre più in basso, fino agli elementi del mondo sublunare, attenuandosi fino al punto da non produrre più nulla se non cose e creature contingenti, e che durano solo lo spazio della vita terrena, cose appunto generate dal movimento del cielo, sia mediante un seme, cioè di esseri organici, animali e piante, sia senza un seme, cioè corpi inorganici, minerali. La materia di queste cose generate in influsso celeste, che dà loro forma e le traduce in atto, non sono sempre tra loro in un rapporto uguale, poiché possono essere variamente disposti sia la materia a ricevere l'influsso celeste, sia il cielo ad esercitare l'influsso stesso. Perciò la cera, la materia, dopo aver ricevuto dai moti celesti l'influsso che le dà forma, rispecchia più o meno l'idea divina. Idea divina che tuttavia tale cera può in realtà aver assimilato in maniera imperfetta. Per questo motivo avviene, per esempio, che alberi della stessa specie possano dare frutti migliori o peggiori, e per questo accade anche che voi uomini possiate nascere con ingegno diverso gli uni dagli altri. Se la materia fosse resa sempre perfettamente plasmabile, cioè sempre molle per ricevere il sigillo come la cera al massimo della sua potenza e al massimo della sua capacità di ricevere l'impronta, e se il cielo che emana il suo influsso fosse sempre in condizione di esprimerlo nel pieno della sua perfezione, allora accadrebbe che la luce dell'idea divina, da cui ha origine l'influsso celeste, apparirebbe intera nella cosa creata. Ma la natura dà sempre questo influsso, questo suggello o forma, in maniera manchevole, ed agisce come l'artista che ha capacità piena dell'arte, ma la mano che a volte gli trema. Tuttavia, se lo Spirito Santo dispone e imprime la luce del Verbo, che procede dal Padre, allora in questa creatura si ottiene tutta la perfezione possibile. Così la terra con cui fu formato direttamente da Dio il corpo di Adamo fu da lui stesso disposta a ricevere tutta la perfezione possibile in un essere animato. Così con la stessa perfetta disposizione della materia a ricevere il segno proveniente direttamente da Dio fu resa gravida la Vergine e fu concepito Gesù. Quindi io approvo quel che tu pensi, e cioè che la natura umana non fu mai né sarà mai perfetta come in Adamo e in Gesù uomo. Però, se io ora non proseguissi nel mio discorso, tu potresti obiettare: allora come mai tu hai detto che Salomone non ebbe uguale per sapienza? Quindi, affinché ti appaia ben chiaro quello che chiaro ancora non è, pensa chi era Salomone e quale fu il motivo che lo spinse a chiedere il dono della sapienza, quando Dio lo invitò a chiedere quello che più desiderava. Io, quando ho detto della sapienza di Salomone, non ho parlato poi così oscuramente che tu non potessi intendere, magari rievocando nella tua mente il racconto biblico nel quale, appunto, si ricorda che Salomone fu re e che chiese a Dio sapienza per essere un sovrano all'altezza del suo compito e per poter svolgere con saggezza le sue mansioni regali. Infatti, egli chiese sapienza proprio per assolvere degnamente le sue funzioni pubbliche,
Non chiese dunque sapienza metafisica teologica per sapere magari quante sono le intelligenze motrici dei cieli e sapienza logica e dialettica per sapere se in un sillogismo, cioè in un ragionamento logico, da una premessa necessaria, da una contingente, si possa dedurre una conclusione necessaria. Non chiese sapienza in filosofia naturale, cioè la fisica, per sapere se è possibile ammettere che ci sia un moto primo che non sia causato da un altro moto. Non chiese sapienza in geometria per sapere se dato un semicerchio vi si può inscrivere un triangolo che abbia per base il diametro e che non sia un triangolo rettangolo. Salomone chiese dunque sapienza politica, e fece bene non chiedere quella riguardante i vari campi del sapere, la metafisica, la logica, la fisica, la matematica e altre. Quindi, se pensi bene a quello che io dissi prima e a quello che ora ho aggiunto, capirai che quella sapienza senza pari alla quale mi riferivo consisteva esclusivamente nella regale saggezza di Salomone. E se rifletti con mente chiara sulla parola surse che io ho usato, vedrai che essa si riferisce soltanto ai re, che sono molti, ma tra i quali pochi sono degni di esserlo. Dunque, prendi le mie parole di prima con questa precisa distinzione, così vedrai che esse non sono affatto in disaccordo con quello che tu credi di Adamo e di Gesù. Allora tutto questo discorso sia sempre per te come piombo ai piedi per farti muovere lentamente, come un uomo stanco, nell'affermare o nel negare ciò che non vedi chiaramente. Infatti è molto stolto colui che fa affermazioni o negazioni senza analizzare bene o fare le giuste distinzioni, sia nel caso che si debba dire di sì, sia nel caso che si debba dire di no. Accade spesso del resto che l'opinione corriva, cioè frettolosa, induca verso l'errore. Inoltre l'amore per la propria opinione lega l'intelletto e gli impedisce anche di correggere l'errore stesso. Colui che cerca nel mare della verità e non conosce l'arte per farlo, si allontana dalla riva più che inutilmente, perché non ritorna nella condizione in cui era partito. Chiare prove di ciò sono per tutti i filosofi Parmenide e Melisso, ed il matematico e filosofo greco Brisone, e molti altri, i quali procedevano nella ricerca senza tenere conto delle conseguenze. Così fecero nell'interpretare le sacre scritture Sabellio ed Ario, e tutti quegli eretici che deformarono il significato delle scritture come colpi di spada sfigurano un bel volto. Allora, seguendo proprio la saggezza di Salomone, non siano gli uomini troppo sicuri nel giudicare, come colui che stima i frutti della terra prima che siano maturi. Infatti io ho visto il pruno mostrarsi secco e pieno di spine per tutto l'inverno, e poi a primavera portare in cima la rosa. E ho veduto una nave correre dritta e veloce nel mare per tutto il suo cammino, e poi affondare proprio nel momento di entrare in porto. Non creda la gente comune, per aver visto che uno ha rubato ed un altro ha fatto opere pie, di sapere anche quale sarà il giudizio divino su di loro, poiché il primo potrebbe benissimo redimersi e salvarsi, ed il secondo perdersi, cadere in peccato e dannarsi. Canto 14. L'acqua in un vaso rotondo si muove in cerchi concentrici dal centro verso l'esterno, o dall'esterno verso il centro, secondo che venga percossa dall'esterno oppure dal centro stesso. Questa similitudine si presentò alla mia mente non appena tacque l'anima gloriosa di Tommaso d'Aquino, per la somiglianza che appunto si manifestò tra quel muoversi dell'acqua e le parole che Tommaso aveva detto, e le parole che poi disse Beatrice, che invece si trovava al centro, rivolgendosi alle anime dei beati verso l'esterno. Bisogna che approfondiate un'altra verità. Non ve lo chiede, perché non ci ha ancora pensato. Informatelo. Se la luce che adorna la vostra anima rimarrà sempre con voi come ora, anche dopo il giudizio universale. E se rimarrà inalterata, allora spiegategli come sarà possibile che l'occhio, quando tornerete corporei e visibili, ne sopporti lo splendore. Come accade talvolta fra coloro che nel mezzo ad ogni giro di danza improvvisamente innalzano la voce nel canto e aumentano il ritmo gioioso della danza stessa, così
Alle parole di Beatrice, le due corone di beati mostrarono una nuova gioia, sia nel movimento, sia in quel meraviglioso canto. Chi si lamenta della morte terrena per passare nel paradiso lo fa proprio perché non ha mai visto quale sia lassù la gioia dei beati che sono dissetati dalla frescura della pioggia della grazia divina. La Trinità, che sempre regna non racchiusa o limitata in un luogo, bensì comprendendo in sé tutto l'universo, era esaltata nel canto di quegli spiriti tre volte, con tale melodia che avrebbe potuto rappresentare per la sua dolcezza la giusta ricompensa anche al più grande. E dalla luce più fulgida della corona dei beati che stava nella posizione interna, udì provenire una dolce voce, forse simile a quella dell'arcangelo Gabriele nell'atto dell'Annunciazione. Il nostro ardore di carità, il nostro amore verso Dio farà sì che la luce che ci avvolge splenderà intorno a noi finché durerà la beatitudine del paradiso. Lo splendore della nostra luce deriva dal nostro ardore di carità e quindi è proporzionata ad esso. L'ardore deriva dalla nostra visione di Dio e la visione di Dio è proporzionata alla grazia che Dio stesso concede, secondo il merito di ciascuno. Quando dopo il giudizio universale le nostre anime avranno rivestito la carne resa gloriosa e santa, la nostra persona sarà a Lui più gradita. Quindi per il fatto di essere più graditi a Dio crescerà anche la grazia che Dio ci concede. E poiché quella grazia che Dio ci concede è quella che ci mette in condizioni di vedere Dio stesso, ecco che allora, quando noi saremo completi, diventerà anche conseguenza naturale che aumenti la nostra visione di Dio, e quindi il nostro ardore, e naturalmente anche il nostro splendore. Ma come il carbone ardente produce la fiamma e al tempo stesso la supera per la vivezza della sua luce incandescente, così che il suo aspetto non si lascia sopraffare, nello stesso modo questa luce, che già ci avvolge, sarà vinta in luminosità dalla carne, che è ancora giù da voi, ricoperta dalla terra. Né questa luce potrà in alcun modo abbagliarci, poiché gli organi del corpo saranno in grado di percepire tutto ciò che potrà farci piacere. A quelle parole di Salomone, gli spiriti che componevano le due corone si mostrarono così pronti a rispondere «così sia», che mostrarono in questo modo il profondo desiderio di riavere i corpi terreni. E forse questo desiderio non era soltanto per loro stessi, quanto per riavere con sé e per rivedere le loro madri, i loro padri e tutte le persone che già erano state care durante la vita terrena, prima ancora che divenissero luci eterne in cielo. Ed ecco apparire una nuova corona di beati, una nuova luce di splendore uniforme intorno alle due corone ed aggiungersi ad esse, dando l'immediata impressione di un orizzonte che si illumina al sorgere del sole. E così, come al cominciar della sera vi sono in cielo apparizioni nuove, e cioè stelle che prima non si vedevano e che sono ancora tanto indistinte che sembrano per qualche istante apparire e per qualche istante scomparire alla vista, così mi apparivano lì, in quel momento, nuove anime che cominciarono a ruotare intorno alle altre corone. Oh, vera grande luce dello Spirito Santo, come fu essa subito incandescente, tanto che i miei occhi non poterono più sopportare quello splendore. Ma se quella luminosità era tanto intensa, la bellezza e il sorriso di Beatrice erano altrettanto splendidi, e comunque tali che conviene lasciarli tra quelle visioni che non riescono a rimanere impresse nella memoria. Quindi i miei occhi ripresero forza per risollevare lo sguardo, e allora mi vidi trasportato insieme alla mia Beatrice in una più grande beatitudine, in un cielo ancora più alto, il cielo di Marte. Io mi resi conto di essere salito ancora più in alto e che quindi mi trovavo in quel nuovo cielo, per l'infuocato splendore del pianeta che mi appariva più rosseggiante del consueto. Allora feci con tutto il cuore, con lo slancio della mente, offerta tale di me stesso a Dio, qual era dovuta la nuova grazia che mi veniva testé concessa. E l'ardore del mio sacrificio, della mia profonda devozione, non era ancora del tutto consumato nel mio petto, che io già seppi che era stato accettato e seguito da un felice effetto.
Infatti mi apparvero anime splendenti dentro due fasce luminose e tanto lucenti e rosseggianti che io esclamai rivolgendomi al sole divino che così illumina: «Oh sole divino che adorni di tanta luce quegli spiriti!» Così come la Via Lattea appare dalla terra distesa tra i due poli, simile ad una striscia biancheggiante in cui si distinguono stelle minori e maggiori e tiene in dubbio anche i più sapienti sulla sua origine e natura, così apparivano quelle due strisce splendenti e rosseggianti costellate di luci maggiori e minori come la galassia e formavano il segno della croce nella profondità di Marte, un segno della croce come formato dalle giunture dei quadranti di un cerchio, e cioè con due bracci di uguale lunghezza. A questo punto, ricordando cioè quella visione, la mia memoria supera il mio ingegno, ossia io ricordo benissimo quello che vidi, ma non saprei trovare un'immagine che lo possa adeguatamente rappresentare. Infatti su quella croce lampeggiava, cioè sembrava apparire e scomparire, la figura di Cristo, e nessun paragone appare adeguato. Ma chi in terra avrà saputo prendere e sopportare la propria croce, seguendo l'esempio di Cristo, allora capirà perché mi è stato impossibile descrivere quella incredibile visione. Le anime si muovevano dall'uno all'altro braccio della croce e quindi in senso orizzontale e dall'alto verso il basso, in senso verticale. E nell'accostarsi, nel passare una oltre l'altra, incrociandosi e sfiorandosi, scintillavano più vivamente per il maggiore accendersi dello spirito di carità. Così come si muovevano quelle anime, noi vediamo sulla terra muoversi in tutte le direzioni, procedendo sia in linea retta sia girando, i corpuscoli che più grandi e più piccoli formano il pulviscolo atmosferico e mutano continuamente la loro posizione ed anche l'aspetto, dentro il raggio luminoso che, come una striscia, filtra attraverso l'ombra, che a volte si fa con gli opportuni ripari per difendersi dai raggi del sole. E come la giga e l'arpa in armonico accordo prodotto da molte corde tese rende un suono dolce anche all'orecchio di chi non riesce a distinguere le varie note che formano l'accordo stesso, così nello stesso modo dalle anime che mi apparvero si diffondeva entro la croce una melodia che mi rapiva, senza che io potessi intendere le parole dell'inno che era cantato. Mi accorsi però con certezza che quello era un inno di lode a Cristo, poiché giungevano al mio orecchio le parole «resurgi» e «vinci», così come giungono all'orecchio parole staccate a chi ode senza poter intendere l'intero svolgersi del discorso. Da lì mi veniva tanto incanto d'amore che fino a quel momento, anche nelle altre parti del paradiso, nessuna cosa mi aveva ancora tanto estasiato e rapito con vincoli così dolci. Forse però questa mia affermazione può apparire troppo affrettata, anche perché sembra che io anteponga il pur magnifico splendore e l'estasi di quei canti del cielo di Marte al pur grande piacere che costantemente mi deriva dagli occhi di Beatrice, nei quali si appaga ogni mio desiderio. D'altra parte, se si pensa che gli occhi di Beatrice diventano sempre più splendenti man mano che si ascende verso i cieli più alti, e se si considera che fino a quel momento, in quel cielo di Marte, io non avevo avuto ancora la possibilità di osservare quegli occhi, allora di conseguenza mi si potrà scusare e si potrà capire il perché del mio timore di aver fatto un'affermazione troppo affrettata. Del resto, è possibile che dopo aver osservato nuovamente la divina bellezza degli occhi di Beatrice, io debba scusarmi proprio per aver affermato che nessuna cosa mi aveva ancora estasiato e rapito con vincoli così dolci. Perché allora, in effetti, saranno proprio quegli occhi la cosa più dolce vista fino a quel momento. Dopotutto, pur facendo tale affermazione, io non ho comunque mai inteso escludere la grandezza del piacere di vedere lo straordinario splendore degli occhi di Beatrice, piacere che anch'esso cresce e si fa più puro man mano che si sale. Canto 15. L'amore che si rivolge verso Dio si manifesta sempre nella volontà di fare il bene, così come l'amore per le cose del mondo, cioè la cupidigia, si manifesta nella volontà di fare il male al prossimo. Dunque tale volontà di fare il bene fece tacere il dolce canto di quelle anime e fece fermare il moto dei beati, che sono come le corde di una lira che la mano di Dio allenta o tende.
come potranno essere sorde alle preghiere dei giusti quelle anime beate che per spingermi a interrogarle furono concordi a cessare il loro canto. È giusto che si dolga in eterno chi, per amore di cose terrene, si priva per sempre di quell'amore di Dio. Attraverso un cielo puro e sereno può apparire di quando in quando una stella cadente che attira lo sguardo di chi se ne sta ozioso, ed essa sembra una stella che si sposti dalla sua sede, se non che dalla parte dove essa si è accesa nessuna stella viene a mancare e quella presto si spegne. Così dal braccio destro della croce fino ai piedi della croce stessa corse una grande luce, un'anima di quelle che formavano quella paradisiaca costellazione che li risplendeva. Né quella gemma si staccò dal nastro luminoso, bensì si spostò entro il braccio destro e quello inferiore della croce, così da sembrare una fiamma che si muovesse entro un alabastro trasparente. Quindi l'anima giunta ai piedi della croce si presentò a me, con un atto di affetto paterno come Anchise, quando nei campi Elisi vide il figlio Enea. Se merita fede il racconto di Virgilio, il nostro maggior poeta. Oh sangue mio, oh grazia di Dio che è in te immensamente infusa, a chi come sta accadendo a te fu due volte aperta la porta del paradiso? Così parlò quell'anima, perciò io mi rivolsi a lei con tutta la mia attenzione. Poi guardai Beatrice e rimasi stupefatto da una parte e dall'altra, perché negli occhi di Beatrice ardeva una luce di letizia tale che io credei di toccare in quel momento il termine estremo della grazia concessami da Dio e della beatitudine del paradiso. Allora, lieto nell'aspetto e nelle parole che davano gioia, quello spirito aggiunse alle prime parole con cui aveva cominciato cose che io non compresi per la loro grande profondità. Ma quell'anima non nascose volontariamente a me il senso delle sue parole, ma semplicemente perché i pensieri che egli espose andavano ben oltre il limite massimo oltre il quale l'intelletto dei mortali può spingersi. Comunque, quando l'ardente slancio di affetto fu sfogato così che le sue parole tornarono ad essere comprensibili al nostro intelletto, la prima cosa che io compresi fu: «Benedetto sia tu, Dio, Trino ed Uno, che sei tanto generoso verso il mio caro discendente. Tu, grazie all'aiuto di Beatrice che ti diede forza e coraggio per compiere l'alto volo che ti ha condotto fino a questo cielo, hai di fatto finalmente soddisfatto un mio gradito e lontano desiderio, quel desiderio di incontrarti, che io avevo custodito a lungo, leggendo il preannunzio della tua venuta in quel grande infallibile libro degli immutabili decreti divini, che è la mente di Dio, ed in cui ciò che è scritto che debba avvenire avverrà sempre, e non può più essere cancellato. Io so che tu credi che il tuo pensiero giunga a me direttamente da Dio, essendo egli il principio, così come dalla conoscenza dell'unità si possono conoscere tutti gli altri numeri, e per questo ritieni di non chiedermi chi io sia e perché io mi mostri più lieto di ogni altro di questi spiriti gaudiosi. Ebbene, quello che tu credi è vero, poiché qui in paradiso tutte le anime di qualunque gerarchia vedono in Dio lo specchio in cui il pensiero umano si riflette, prima ancora che esso sia formulato. Tuttavia, affinché possa meglio manifestarsi quell'amore divino nel quale io vivo eternamente senza alcuna interruzione e che mi asseta del dolce desiderio di soddisfare le giuste richieste rispondendo ad una domanda perfettamente formulata, la voce tua risuoni sicura nella domanda alla quale con gioia io risponderò sicuramente. Io allora guardai Beatrice e lei capì prima che io parlassi e mi sorrise con un cenno che fece aumentare il mio desiderio di sapere. Quindi dissi: «In voi, anime beate, tutti gli attributi, quali l'affetto, il sentimento, l'intelletto, sono divenuti uguali e tutti dello stesso peso come una bilancia equilibrata. E tutto ciò accade da quando vedeste Dio, che rappresenta anche la perfetta uguaglianza e nel quale, così come adesso in voi, tutti gli attributi, essendo perfetti, sono perfettamente uguali. Infatti Dio, che vi illuminò con la sua sapienza e quindi illuminò il vostro senno e vi fece ardere di carità ed amore e rese il vostro affetto davvero vivo, tanto che esso può essere da voi pienamente manifestato, è così uguale in tutti i suoi attributi che nessun'altra uguaglianza è simile ad essa.
Invece, negli uomini, per la loro imperfezione terrena, che è ben nota a voi, anime beate, la volontà e la capacità di esprimere affetto e sentimenti sono molto limitate e volano diversamente. Quindi io, che sono mortale, mi trovo in questa situazione e perciò non ringrazierò la tua paterna accoglienza con parole, ma solo con il cuore. Però ora ti supplico, o vivente gemma che adorni quel gioiello che è la croce del cielo di Marte, di soddisfare il mio grande desiderio, che è quello di conoscere il tuo nome. Oh, fronda dell'albero della mia stirpe nel quale io mi compiacqui, prima ancora di vederti, solo aspettandoti, io fui la radice della pianta, il capostipite. Così rispondendomi, l'anima iniziò a parlare. Poi aggiunse: il primo che si chiamasse Alighiero, colui cioè da cui ha preso il nome la tua famiglia e che da più di 100 anni dimora nella prima cornice del purgatorio tra i superbi, fu mio figlio e tuo bisavolo. Ed è anche giusto che tu gli abbrevi la lunga pena con preghiere e opere buone. Firenze, ancora piccola, era raccolta entro la sua cerchia di antiche mura dalle quali, più precisamente dalla chiesa dell'abbadia dei Benedettini che si trova lì dappresso, la città udiva sempre suonare le ore. La terza ora, cioè le 9, e la nona ora, cioè mezzogiorno. E si viveva ancora in pace perché quella città era sobria ed onesta. Non usavano allora per le donne collane o braccialetti, non corone d'oro, d'argento o di perle, non gonne ornate di fregi, non cinture o abbigliamenti che fossero insomma così vistosi da attirare gli sguardi addirittura più della persona stessa che li portava. La nascita di una figlia non faceva ancora paura al padre, perché l'età e la dote non uscivano da una parte e dall'altra dalla giusta misura. Non vi erano cose troppo grandi per i bisogni e per tutti i familiari, ed ancora non si era diffuso quel lusso che porta con sé il vizio all'interno stesso della casa. Non si aspirava alla mollezza di vita e alla lussuria simile a quella di Sardanapalo, re di Assiria. La veduta dei palazzi di Firenze dal belvedere del Monte Uccellatoio non aveva ancora superato per fasto quella dei palazzi romani che si vedono dal Monte Mario. Ma come Firenze ha poi superato Roma crescendo in prosperità e grandezza, così la supererà in rapida decadenza. Bellincion Berti portava una cintura di semplice cuoio con la fibbia d'osso e sua moglie non si dipingeva il viso. I nerli e i vecchietti si vestivano di semplice pelle non coperta o foderata di guarnacche o di vaio, come si fa oggi, e le loro donne erano contente di filare la lana. Fortunate quelle donne! Ciascuna di loro era certa di essere sepolta in patria e non in terra d'esilio. Nessuna era abbandonata dal marito che se ne andava e viaggiava verso lontani paesi per i suoi affari, magari in Francia. L'una vegliava amorevolmente sulla culla consolando il bambino, con quell'idioma gioioso, con quelle espressioni di gioco che padri e madri spesso usano nell'affettuoso comportamento verso la loro creatura. L'altra, mentre filava seduta tra i familiari e le domestiche, raccontava le favole antiche dei troiani e di Fiesole. Allora una donna come Cianghella ed un uomo poco onesto come Lapo Saltarello sarebbero stati oggetto di meraviglia, così come oggi fanno meraviglia una donna virtuosa come Cornelia ed un uomo probo e disinteressato come Cincinnato. La Vergine invocata ad alte grida della madre durante il parto favorì la mia nascita in un ambiente cittadino così pacifico e così bello per vivere, fra una cittadinanza così fidata e sicura da odi e lotte di fazioni, in una dimora così ospitale quale era allora Firenze. Fui battezzato nell'antico battistero di Firenze, diventando così cristiano e prendendo il nome di Cacciaguida. Miei fratelli furono Moronto ed Eliseo, la mia donna era della pianura padana ed apparteneva alla famiglia degli Alighieri di Ferrara, e quindi da qui, cioè dal luogo della provenienza della madre, venne dato al figlio il nome di Alighiero, che divenne poi il cognome di tutta la nostra stirpe.
Poi seguì l'imperatore Corrado III di Svevia ed egli mi fece cavaliere, tanto acquistai dalla sua grazia per la mia valentia e per il mio coraggio. Andai con lui contro gli infedeli, contro l'iniquità maomettana, che per colpa dei pontefici usurpa i diritti del mondo cristiano in Terra Santa. Laggiù in Terra Santa io, in quanto spirito, fui proprio da quella gente infedele, sciolto dal legame del mondo fallace, quel mondo che avvince e rovina molte anime, quindi dal martirio che mi è derivato combattendo e morendo per la fede, venni a questa pace del paradiso. Canto 16. Per me non sarà mai più oggetto di meraviglia se la terrena nobiltà del sangue, che pure è poca cosa, fa gloriare di sé la gente del mondo, dove l'amore è debole e quindi facilmente si rivolge ai falsi beni. Infatti, là nel paradiso, dove invece il desiderio e l'amore non si allontanano mai dalla giusta via, io sentii l'orgoglio della mia nobiltà di sangue, cioè del fatto di essere discendente di Cacciaguida. Del resto è anche vero che la nobiltà di sangue è come un mantello, cioè una cosa aggiunta alla persona che si raccorcia subito, così che se non vi si aggiunge del nuovo, cioè altra stoffa ogni giorno, il tempo lo taglia tutto intorno e quindi lo consuma poco a poco, fino a distruggerlo con le sue forbici. Poi le mie parole, rivolgendomi a Cacciaguida, ricominciarono con un rispettoso voi, pronome onorifico che era stato usato per la prima volta dai romani, uso nel quale ora la sua popolazione perservera meno delle altre. Se non che Beatrice, che era un poco discosta, udì quel voi, e volendomi dimostrare di aver ben capito che quel mio modo di parlare manifestava chiaramente l'orgoglio e l'umana soddisfazione di potermi vantare della mia nobiltà di sangue, ecco che sorrise. E quel sorriso sembrò avere la funzione dello stesso familiare e gentilmente malizioso richiamo che ebbe il colpo di tosse della dama di Malahot in una scena del romanzo di Lancillotto del Lago. Così iniziai a parlare. «Voi siete il mio antenato, voi mi date il coraggio di parlare francamente, voi mi alzate sopra me stesso. Ditemi dunque, mio caro capostipite, quali furono i vostri antenati e quando nasceste, ed in quali anni si svolse la vostra fanciullezza? Ditemi com'era Firenze, il cui santo protettore San Giovanni Battista, quando era ancora piccola, unita e raccolta come un dolce ovile, e quanti abitanti conteneva e quali erano a quei tempi le famiglie più degne di occupare le cariche pubbliche? Come la fiamma del carbone si ravviva allo spirare del vento, così io vidi quella luce risplendere maggiormente le mie parole affettuose e carezzevoli. Così, divenendo lei sempre più splendente ai miei occhi, anche la sua voce diveniva più dolce e soave mentre mi rispondeva, non nella lingua fiorentina moderna. E mi disse: «Dal giorno in cui avvenne l'annunciazione, allorché l'angelo disse Ave a Maria, al giorno in cui mia madre, che ora è in paradiso, mi diede la luce, il pianeta Marte, nel quale ora noi ci troviamo, ritornò 580 volte al segno del leone, in quel luogo della città in cui inizia l'ultimo sestiere per coloro che corrono il palio nella festa di San Giovanni. Dei miei antenati basta sapere questo, e cioè che essi erano originari di Firenze, nati nel sestiere dell'antico centro della città, e quindi discendenti dagli antichi romani e non immigrati in città, non discendenti dalle bestie fiesolane. Tutti coloro che a quei tempi erano atti a portare armi tra Ponte Vecchio, dove si trovava la statua creduta di Marte, ed il battistero situato presso le vecchie mura, erano circa un quinto di quelli che vi si trovano ora, sicché circa 6.000. Pertanto la cittadinanza che ora è mescolata con elementi provenienti dal Contado, da Campi nella Valle del Bisenzio, da Certaldo nella Val d'Elsa o dal Figli nel Val d'Arno, era allora tutta pura, tutta fiorentina di antica origine, fino al più umile degli artigiani. E quanto sarebbe stato meglio se queste nuove genti fossero rimaste confinate fuori di Firenze e non fossero entrate a far parte della cittadinanza? Quanto sarebbe stato meglio se i confini della città fossero rimasti al Galluzzo e al Trespiano, borgate situate ad alcune miglia di distanza dal centro cittadino?
Allora non ci sarebbero state quelle nuove genti dentro la città e non avremmo sentito il puzzo dei villani di Aguglione né il puzzo dei villani di Signa. Se la gente di chiesa, il Papa e la sua curia, che sempre più si allontana dalla giusta via, non fosse stata matrigna dell'imperatore, usurpandone i poteri, bensì fosse stata verso di lui, come avrebbe dovuto essere, una buona madre, allora non ci sarebbe stata corruzione e disordine in tutte le istituzioni con tutte le conseguenze che ne sono derivate, compreso tutto l'imbastardimento della popolazione fiorentina. Infatti forse non sarebbero diventati cittadini di Firenze, pronti ad esercitare in città l'arte turpe del cambio e della mercatura, coloro che invece avrebbero dovuto continuare a vivere nel contado di Simifonti nella Valdelsa, adattandosi magari ad esercitare là gli umili mestieri dei loro padri, e cioè a vendere in giro la loro merce o a chiedere l'elemosina. Infatti il castello di Montemurlo sulla strada di Pistoia sarebbe rimasto feudo imperiale sotto il dominio dei conti Guidi ed i cerchi sarebbero ancora nella pieve di Acone e così anche i buon del Monti sarebbero ancora in Val di Greve. Purtroppo è vero che la mescolanza delle stirpi e delle genti di origini diverse fu sempre la causa prima della rovina delle città, proprio come il cibo che si sovrappone a quello non ancora digerito né assimilato provoca il del male all'organismo. Un toro cieco cade più in fretta di un agnello cieco e una sola spada spesso ferisce meglio di chiunque. D'altra parte, se tu consideri come si siano spente città come Luni e Urbisaglia e come stiano andando in rovina anche Chiusi e Senigallia, allora non ti sembrerà cosa nuova e difficile da capire il fatto che anche le grandi famiglie abbiano la loro fine, dal momento che appunto muoiono anche le più grandi città. Tutte le cose umane muoiono, come voi uomini, anche se alcune cose umane nascondono la loro caducità poiché durano in effetti molto tempo rispetto alla brevità di una singola vita umana. E come il movimento della luna, determinando le alte e le basse maree, fa sì che le spiagge siano alternativamente coperte dalle acque o scoperte, così la fortuna agisce con Firenze, alzandone o abbassandone le sorti. Perciò non ti devi stupire se ti dirò che la fama di quelle nobili famiglie fiorentine è ormai sepolta dal tempo, e tutte sono cadute nell'oblio, proprio come tutte le cose umane che, appunto, sono soggette ad una fine. Io vidi quando erano ancora illustri, ma già in una fase di declino, le famiglie degli Ughi, dei Catellini, dei Filippi, dei Greci, degli Ormanni e degli Alberichi. E vidi altre famiglie che allora erano nel pieno dello splendore, ancora grandi e pari alla loro fama della loro antichità e nobiltà, come quella dei Sannella, dell'Arca, dei Soldanieri e degli Ardinghi e dei Bostichi. Sopra la porta San Pietro, dove oggi abitano i Cerchi, gente nuova e malvagia che hanno provocato la rovina di Firenze, abitavano allora i Ravignani, della cui famiglia era allora capo il grande Bellincion Berti, che fu anche padre di altre due figlie che trasmisero il nome di Bellincione ai rami delle famiglie da esse discese. Poi vi erano i rappresentanti della famiglia della Pressa, che erano invece già esperti del governo della città, e di Galigai, che erano già stati insigniti della dignità di cavalieri di cui erano simbolo l'elsa e il pomo della spada dorati. Erano già grandi le famiglie dei Pigli, e le altre, i Sacchetti, i Giuochi, i Fifanti, i Barucci, i Galli. Quindi la famiglia dei Chiarmontesi, che ancora provano vergogna per la frode che commise uno di loro usando uno staio da sale falsato. Il ceppo dal quale derivavano i Calfucci era quello dei Donati ed era già grande, e già i Sizi e gli Arrigucci erano chiamati alle alte cariche della magistratura. Oh, come vidi grandi gli Uberti che poi furono distrutti a causa della loro superbia,
ed i Lamberti, che avevano per stemma palle d'oro in campo azzurro, contribuivano alla prosperità di Firenze e alla sua grandezza. E contribuivano alla prosperità di Firenze anche gli antenati dei Visdomini e dei Tosinghi, i quali, godendo ancora oggi dell'antico diritto di amministrare la diocesi fiorentina quando essa è vacante, approfittano dell'occasione per arricchirsi, invece di amministrare onestamente come i loro antenati. La prepotente famiglia degli Adimari, che si fa feroce e crudele contro chi fugge e docile come agnello verso chi le mostra i denti o il denaro, cominciava a venir su allora, sebbene fosse di oscura origine, tanto che a Ubertino Donati non piacque che suo suocero Bellincione Berti lo imparentasse con essa, dando ad un componente della famiglia di Mari un'altra delle sue figlie. I Caponsacchi erano già venuti da Fiesole, i Giudi e gli Infangati erano già cittadini importanti. Ti dirò anche una cosa che oggi potrà apparire incredibile, eppure è vera. Nella cerchia antica della città si poteva entrare attraverso una porta che prendeva il nome dalla importante famiglia della Pera, la quale è ormai spenta. Inoltre numerose famiglie si fregiavano dell'insegna di Ugo il Grande. Quindi, essendo egli morto il giorno di San Tommaso Apostolo, ogni anno nell'anniversario della sua morte quelle famiglie celebravano solenni esequie in sua memoria, nella badia fiorentina da lui stesso fatta costruire. Comunque uno di loro che adorna quello stemma col fregio di una fascia d'oro oggi è schierato dalla parte popolare. Sappi inoltre che il rione di Borgo Santi Apostoli sarebbe anche oggi più tranquillo se i Gualderotti e gli Importuni, che già allora vi abitavano, non avessero assistito all'arrivo in città dei nuovi vicini, cioè i Buondelmonti venuti da Oltrarno. D'altra parte, se anche dalla famiglia Midei ebbe origine la disgrazia della divisione della città in seguito al giusto sdegno che costrinse loro a vendicare l'offesa ricevuta da Buondelmonte Buondelmonti, essa era onorata ed onorati erano tutti i suoi parenti. Oh Buondelmonte, quanto male provocasti sia per te stesso, tanto da causare la tua stessa morte, sia per tutta la città, rinunciando alle nozze con quella dama della famiglia degli Amidei per seguire i consigli altrui di Gualdrada Donati. Certo, molti che ora sono tristi sarebbero lieti se Dio avesse concesso per il bene di tutti che Buondelmonte fosse annegato nel torrente Ema, da lui attraversato, quando quella famiglia per la prima volta arrivò a Firenze provenendo dal castello di Montebuoni in Val di Greve. Ma forse era fatale che Firenze, nel momento in cui ebbe termine la sua pace, facesse sacrificio di una vittima umana a quella statua mutilata di Marte che sta in capo al Ponte Vecchio. Comunque, con le famiglie che ho ricordato e con molte altre che non nominerò, vidi Firenze vivere in una tale pace da non aver avuto davvero mai motivo di piangere. Con quelle antiche famiglie ho visto il suo popolo glorioso e giusto, tanto che l'insegna della città, il giglio, non era mai stata capovolta in cima all'asta. E l'insegna di Firenze era ancora il giglio bianco in campo rosso, mentre successivamente con la divisione cittadina i Guelfi hanno dotato il giglio rosso in campo bianco. Canto 17. Come Fetonte, l'esempio del quale rende ancora oggi i padri restii a indulgere le richieste dei figli, andò dalla madre Climene, desideroso di sapere se era vero ciò che aveva udito contro di sé, così ero io ansioso di sapere, e questo stato d'animo era avvertito sia da Beatrice sia dall'anima santa di Cacciaguida, che prima per parlare aveva cambiato posto. Quindi la mia donna mi disse: «Manifesta il tuo ardente desiderio, in modo che i tuoi sentimenti appaiano evidenti esternamente. Fai questo non perché la nostra conoscenza aumenti a causa delle tue parole, ma per abituarti ad esprimere la tua sete, di modo che gli altri ti possano versare da bere». Gli uomini vedono con chiarezza estrema che in un triangolo non vi possono essere due angoli ottusi, tanto che ciò è ormai divenuto uno degli assiomi più semplici della geometria. Altrettanto chiaramente tu, o mia radice, discerni le cose che possono essere o no prima che esistano in atto,
contemplando in Dio in cui tutte le cose passate e future sono presenti e le puoi conoscere prima ancora che esse avvengano. Mentre io fui vicino a Virgilio discendendo per il mondo dei morti, cioè nell'inferno, e su per il monte che purifica le anime, mi furono dette della mia vita futura cose molto gravi, sebbene io sia ben saldo ormai contro i colpi della fortuna. Quindi l'animo mio è ansioso di conoscere quale sorte mi attende nel futuro, perché il colpo previsto sembra ad avanzare più lentamente. Questo dissi a Cacciaguida, la luce che prima mi aveva parlato, e così il mio desiderio fu manifestato come volle Beatrice. E quel padre amoroso chiuso nella sua luce attraverso l'accrescimento della quale mostrava la sua letizia mi rispose, e non con espressioni oscure nelle quali un tempo si invischiavano le genti pagane prima che fosse ucciso Gesù, l'agnello di Dio che riscattò i peccati del mondo, bensì con chiare parole e con discorsi precisi. Il corso degli eventi contingenti, propri soltanto del vostro mondo terreno, è perfettamente presente nella mente di Dio, in cui tu sai che i beati possono leggere. Però che questi fatti si realizzino non diventa assolutamente necessario, per il semplice fatto che esse sono già presenti nella mente di Dio. Così come una nave che discende la corrente di un fiume non deriva certo la necessità del suo movimento dallo sguardo dell'osservatore che la osserva. Quindi da Dio proviene la mia vista intellettuale il tempo che ti si prepara, con la stessa dolcezza con la quale viene all'orecchio la dolce armonia di un organo. Tu dovrai andartene da Firenze per colpa delle calunnie, come accade a Ippolito, figlio di Taseo, che per aver respinto la sua matrigna Fedra fu da questa accusato presso il padre di averle voluto fare violenza. Il fatto che tu debba andare in esilio per calunnia è già stabilito, e già si cerca di farlo, e presto ciò sarà ottenuto da parte di chi lo pensa e lo progetta là nella curia pontificia dove si fa continuamente mercato delle cose di Cristo. La colpa, come avviene di solito, sarà imputata pubblicamente ai colpiti, ma la punizione divina contro i colpevoli renderà certo testimonianza della verità. Tu dovrai lasciare tutte le cose più care, e questa sarà la prima ferita dell'esilio. Poi troverai come amaro il pane che si ottiene mendicando, e quale duro cammino è quello di chi deve vivere presso estranei. Ma quello che ti sarà ancor più grave da sopportare sarà la compagnia malvagia e stupida con la quale tu cadrai nella dolorosa valle dell'esilio. Essi durante l'esilio si mostreranno ingrati verso di te, dimenticheranno il tuo atteggiamento a loro favorevole, però poco dopo essersi così mostrati saranno essi, e non tu, ad avere la testa macchiata di ferite di sangue. Il persistere poi delle azioni di costoro sarà la prova della loro malvagità, così sarà motivo d'onore per te per l'aver fatto partito per te stesso. Il tuo primo rifugio sarà presso la nobile casa dello Scaligero, signore di Verona, che ha nell'insegna la scala sormontata dall'aquila imperiale. Questi avrà verso di te così grande benevolenza che, contrariamente a quanto di solito avviene, tra voi due sarà lui il primo a dare e tu il secondo a chiedere, cioè anticiperà con la sua liberalità le tue richieste. Con lui vedrai Can Grande, il suo fratello minore, il quale, nascendo, ricevette l'influsso di Marte, tanto che le sue imprese sulla Terra saranno degne di essere ricordate. La gente però non si è accorta ancora delle sue virtù, essendo egli troppo giovane, infatti ora ha solo 9 anni. Ma prima che il Papa Guascone Clemente V inganni l'imperatore Arrigo VII invitandolo a venire in Italia, appariranno i primi segni della virtù di Can Grande, la sua generosità e il suo coraggio. La sua magnificenza sarà così apertamente nota che i suoi stessi nemici saranno costretti a riconoscerla. Riponi la tua speranza in lui e nei suoi benefici. Per opera sua, molta gente cambierà condizione, i ricchi diverranno poveri e i poveri diverranno ricchi. Poi ricorderai di lui tante cose, ma non le riferirai. Predisse poi grandi opere di Can Grande, le quali appariranno incredibili anche a coloro che saranno testimoni diretti di tali eventi. Poi Cacciaguida aggiunse: «Figlio, queste sono le spiegazioni di quello che ti fu detto nell'inferno e nel purgatorio.
Queste sono le insidie nascoste per te nello spazio di pochi anni. Non voglio però che tu porti odio, poiché la tua vita si prolungherà nel tempo molto più in là della punizione che avranno le perfidie dei colpevoli malvagi. Dopo che, tacendo, l'anima santa di Cacciaguida si mostrò libera dal compito di rispondermi, alla lettera, di mettere la trama in quella tela di cui gli avevo presentato l'ordito con le mie domande, io cominciai come colui che nel dubbio desidera il consiglio della persona che è capace di distinguere la verità e che agisce rettamente e ha una caritatevole disposizione. Io vedo bene, dopo quel che ho sentito dalle tue parole, come il tempo incalzi minaccioso verso di me per darmi un colpo che sarebbe tanto più grave per chi si dovesse abbandonare passivamente agli eventi senza reagire in qualche modo. Perciò è opportuno che io mi armi di prudenza, così che se anche mi sarà tolta la patria, che è il luogo più caro, io non perda anche ogni altro luogo in cui possa vivere ed in cui possa avere aiuto ed asilo a causa dei miei versi troppo pungenti o per quello che riferirò al mio ritorno fra gli uomini. Infatti, discendendo giù per l'inferno e poi risalendo la montagna del purgatorio dalla cui cima, dove si trovano il paradiso terrestre, mi sollevarono fino ai cieli e gli occhi di Beatrice, e poi, salendo di stella in stella, io ho appreso cose che, se le riferirò, avranno per molti certamente un sapore assai amaro. E d'altra parte, se non dirò tutto, se per prudenza, per non farmi nemici, io sarò timido amico della verità, temo che la mia fama presso i posteri non sarà certo durevole. La luce entro la quale ardeva di letizia l'anima di Cacciaguida si fece dapprima lampeggiante come uno specchio d'oro sotto i raggi del sole. Quindi mi rispose: «Le coscienze turbate per la vergogna di colpe proprie o di loro parenti o seguaci troveranno senza dubbio aspra la tua parola. Però, nonostante questo, senza preoccuparti di ciò, messa da parte ogni menzogna, rendi pure palese tutta la tua visione e lascia pure che chi è in colpa se ne dolga. Questo perché, se la tua voce sarà sgradita ad un primo assaggio, essa sarà però di vitale nutrimento quando sarà stata digerita e compresa. Queste tue affermazioni faranno come il vento che percuote maggiormente le cime degli alberi, cioè colpiranno soprattutto e con grande violenza i veri potenti della terra, e questo non sarà in fondo un piccolo motivo d'onore per te, sarà un grande atto di coraggio e di onestà, seppure nella sventura. Per questo motivo in questi cieli, nel purgatorio e nell'inferno, ti sono state mostrate solo le anime di persone molto famose. Infatti l'animo del lettore non si appaga e non presta fede agli insegnamenti che si fondano su cose o personaggi sconosciuti e non sufficientemente evidenti, né su dimostrazioni di scarsa apparenza». Canto 18. Cacciaguida, specchio beato della luce divina, era già ormai tutto assorto nel suo intimo pensiero, immerso in quella sua eterna visione e quindi perfettamente felice ed appagato. Anch'io ero completamente assorto nei miei pensieri e riflettevo sulle parole del mio trisavolo. Per le previsioni sulla mia vita ero in parte preoccupato e in parte consolato. In quel momento Beatrice, che mi conduceva verso Dio, disse: «Non pensare al doloroso esilio. Considera piuttosto che sono vicina a colui che allevia ogni torto». Allora mi voltai verso quelle premurose parole della mia consolatrice, e qui rinuncio a descrivere la luce d'amore che in quel momento vidi nei suoi occhi. Ciò non solo per il fatto che io non ho fiducia nelle capacità di saper esprimere tanta infinita dolcezza, ma anche perché la memoria, se non è guidata dalla grazia divina, non può ricordare con precisione un'esperienza tanto intensa e tanto carica di emozioni. Di quel momento posso solo dire che, osservando Beatrice, il mio animo fu libero da ogni altro desiderio, e questo fino a che la luce divina che emanava dalla mia donna, in quanto anche essa era specchio beato di Dio, continuava ad appagarmi riflettendosi in me dai begli occhi di lei. Ella però, svegliandomi da quell'estasi, con un sorriso mi disse: «Volgiti verso Cacciaguida e ascolta quanto dice ancora, perché la gioia del paradiso non risplende solo nella contemplazione teologica dei miei occhi, ma anche nel seguire l'esempio degli eroi della fede».
Come talvolta sulla terra il sentimento interiore si manifesta negli occhi, allorché è così grande da riempire tutta l'anima, così nel ravvivato splendore della luce santa di Cacciaguida, al quale io mi volsi, riconobbi il suo desiderio di parlarmi ancora un poco. E cominciò a dire: «In questo quinto cielo del paradiso, che è come un albero che trae la vita dalla cima, cioè da Dio, e non dalle radici come accade in terra, e produce sempre nuovi frutti, e non perde mai alcuna delle sue fronde, perché nessun'anima se ne allontana mai, si trovano gli spiriti beati che in terra ebbero grande fama, tanto che ogni poeta che volesse celebrarne le gesta diventerebbe facilmente ricco, trovando sicuramente ampia materia per il suo canto. Perciò volgi il tuo sguardo verso i bracci della croce e vedrai che quello spirito beato che io nominerò scorrerà da un braccio all'altro della croce stessa, rapido come il lampo che attraversa la propria nube». Al nome di Giosuè, nel momento stesso in cui veniva pronunciato, io vidi una luce muoversi lungo i bracci della croce. Né il suono del nome fu percepito da me prima del muoversi della luce. Vidi muoversi un altro spirito roteante su se stesso, e la gioia era come la frusta che fa girare la trottola. E questo al nome di Giuda Maccabeo. Così furono chiamati grandi personaggi: l'imperatore Carlo Magno e il suo più grande paladino Orlando. Il mio occhio seguì i due spiriti, come l'occhio del falconiere segue il volo del falco. Poi vidi Guglielmo d'Orange, Leonardo, il duca di Lorena Goffredo di Buglione e Roberto Guiscardo. Tutti, chiamati, roteavano nella loro luce divina e così attiravano il mio sguardo verso la Santa Croce. Quindi, dopo essersi mossa e confusa con le altre anime, l'anima di Cacciaguida che mi aveva parlato mi mostrò con gli altri beati il canto che era stato interrotto per la mia presenza. Allora mi rivolsi verso Beatrice, che stava alla mia destra, per sapere con parole o con un gesto quello che dovessi fare. Vidi allora i suoi occhi così splendenti e tanto pieni di letizia da superare la bellezza dei suoi aspetti precedenti, anche l'ultimo. Quindi, come l'uomo si accorge di progredire nel cammino della virtù per il fatto che egli sente maggior piacere nel fare del bene, così io, vedendo Beatrice più fulgida per l'intensificarsi della virtù e per l'aumentare dello splendore, mi accorsi di essere salito in un cielo più alto e che il giro che compivo intorno alla terra, insieme ai cieli nei quali di volta in volta mi trovavo, era diventato più ampio. E come per il mutamento di colore che avviene in una donna di carnagione bianca, che perde in breve tempo il rossore della vergogna che prima era dipinto nel suo volto, così apparse mutato ai miei occhi il colore temperato della sesta stella, e cioè del candido Giove, che mi aveva colto in sé quando io ebbi dissolto gli occhi da Beatrice per guardarmi intorno. In quella luce di Giove io vidi le luci sfavillanti d'amore che erano lì in quella stella manifestarsi formando davanti ai miei occhi i segni del nostro parlare, e cioè disporsi in modo da formare varie lettere dell'alfabeto. E come gli uccelli che si levano in volo da un fiume come se si rallegrassero tra loro del pasto preso nell'acqua, volano a schiera, tondo o in un altro modo tracciano le figure geometriche, così le anime sante avvolte dalla loro luce cantavano, volando qua e là al ritmo del loro canto, disponendosi in modo tale da comporre figure a forma di D, I e di L. Quindi, dapprima esse si muovevano cantando e secondo il ritmo del loro canto, poi, quando avevano formato una di quelle lettere, si arrestavano un poco e tacevano. Oh Musa, che rendi gloriosi gli ingegni e li rendi vivi nella memoria dei posteri di essi con il tuo aiuto, rendono a loro volta longevi le città e i regni, dando loro fama. Illuminami con la tua luce così che io possa, descrivendole, dare giusto rilievo alle figure, così come le occhiare nella mia mente. La tua virtù si manifesti in questi miei pochi versi. Mi si mostrarono quindi 35 lettere tra vocali e consonanti, ed io annotai nella mia mente le singole lettere nell'ordine in cui apparvero. Il primo verbo e il primo nome di tutta la scritta dipinta nel cielo furono «Diligite justitiam», «Amate la giustizia». E le ultime parole furono «Qui judicatis terram»,
voi che governate la terra. Poi le luci rimasero composte soltanto nell'ultima lettera, la M splendente di luce dorata, così che Giove sullo sfondo della lettera sembrava con il suo chiarore bianco-argento adornato di rilievi color oro. E vidi poi scendere altre luci e posarsi sopra la cima della lettera M, e lì fermarsi, cantando le lodi di Dio, il sommo bene che le attrae a sé. Poi, come quando si percuotono dei tizzoni ardenti e ne scaturiscono innumerevoli faville da cui gli stolti superstiziosi sogliono trarre auspici, vidi un gran numero di luci alzarsi dal colmo della M e salire alcune più ed altre meno secondo il grado della loro beatitudine e andare nel luogo che Dio assegnava a loro. E quando ciascuna fu ferma nel posto assegnatole, vidi che quel fuoco diverso dal precedente che raffigurava la M andava ora a rappresentare il collo e la testa di un'aquila, in quell'oro che prendeva rilievo sullo sfondo argenteo del cielo di Giove. Dio, che dipinge lì nel cielo, non ha maestri. Anzi, è lui stesso quello che guida anche la natura alla quale si ispirano gli artisti in terra, ed è da lui che deriva, come ogni altra virtù generativa, quella che dà forma e vita agli esseri nelle loro dimore terrene. Le altre anime, che prima parivano liete di raffigurare in unione con la M anche un giglio, con poco movimento assecondarono la nuova traccia che dalla M e dal giglio venne a comporre il corpo e le ali dell'aquila. Oh, dolce stella di Giove, quali e quante luci mi dimostrarono con quella visione che la giustizia terrena deriva dall'influsso del cielo che si adorna di te e dal quale cielo tu dai nome. Perciò io prego Dio, la mente dalla quale hanno origine il tuo moto e la tua virtù, che da te si diffonde sulla terra, affinché rivolga la sua attenzione al luogo da cui esce il fumo che offusca la tua luce, in modo che egli si adiri una seconda volta per i commerci che si fanno nella chiesa che fu edificata con i miracoli e il martirio. Oh, anime beate del cielo di Giove che io contemplo, pregate per i mortali che hanno deviato dalla giusta via con il cattivo esempio degli uomini di chiesa. Un tempo si era soliti fare la guerra con le armi, ma ora si fa sottraendo ai fedeli, or qua, or là, il pane spirituale che il misericordioso Padre Celeste non nega a nessuno. Ma tu, o Pontefice, che scrivi solo per cancellare quello che tu stesso hai scritto, pensa che Pietro e Paolo, i quali subirono il martirio per la Chiesa, per quella vigna che tu stai ora guastando, sono ancora vivi. Certo, con ragione tu puoi ben dire, io ho fissato il mio desiderio e tutta la mia attenzione soltanto su San Giovanni Battista, che si ritirò a vivere nel deserto e fu condotto al martirio ed ucciso per aver condannato le danze di Erodiade, e quindi non conosco né Pietro né Paolo. Canto 19. La bella immagine dell'aquila che le anime luminose insieme riunite formavano liete nella loro dolce beatitudine appariva davanti a me con le ali aperte. Ciascuna delle anime appariva come splendente rubino e sembrava che un raggio di sole vi si riflettesse così vivamente da essere ai miei occhi come lo stesso sole rifratto. E quello che ora devo descrivere è cosa che non fu mai detta da voce umana, né scritta né concepita da fantasia umana. Io udì parlare il becco dell'aquila e la voce esprimersi in prima persona singolare, cioè con io e mio, mentre avrebbe dovuto parlare in prima persona plurale, esprimendosi con noi e nostro. E l'aquila cominciò. Per aver esercitato in terra giustizia e pietà, io sono qui innalzata alla gloria celeste che supera ogni umano desiderio. E sulla terra lasciai una tale memoria di me che perfino le genti malvagie del mondo sono costrette a lodarmi, anche se non imitano le opere da me compiute. Così dall'immagine dell'aquila usciva non un coro di voci, bensì una voce singola, che era l'espressione di molte anime, così come noi sentiamo un solo calore uscire da molti carboni ardenti. Allora io risposi,
Oh, fiori mortali della beatitudine del paradiso, che mi fate sembrare una sola a tutte le vostre voci, allo stesso modo in cui da molti fiori emana un unico profumo, scioglietemi con le vostre parole il grande desiderio di sapere chi a lungo mi ha tormentato, poiché in terra non ho mai trovato modo di soddisfarlo. Io so bene che seppure la giustizia divina si manifesti più direttamente in un altro ordine di intelligenze angeliche, è pur vero che essa si diffonde senza veli e direttamente anche qui nel vostro cielo. Voi sapete come io mi prepari ad ascoltare con attenzione e sapete anche qual è il dubbio che mi tormenta dal molto tempo. Come un falcone domesticato, il quale dopo che gli è stato tolto il cappuccio, cioè quando è stato portato sul luogo della caccia, muove la testa e agita le ali con compiacimento e mostra la sua voglia di volare e distendesi liscia le penne, così io vidi quell'aquila che era lì formata in lode e onore della divina grazia, muoversi e anche cantare come solo sanno fare i beati del cielo. Poi disse: Dio fece ruotare il compasso per tracciare i confini del mondo dentro al quale dispose ben distintamente le cose visibili e quelle occulte. Non poté tuttavia imprimere nel creato e nelle sue creature tanto del suo valore da non acconsentire che il Verbo stesso non restasse comunque infinitamente superiore. Ed è prova di ciò il fatto che Lucifero, il primo essere che peccò di superbia e che fu creato come la più sublime delle creature, cadde con la sua veduta imperfetta per non aver saputo aspettare di ricevere la vera perfezione della grazia di Dio. E da qui deriva la dimostrazione che ogni altra creatura inferiore a Lucifero è recipiente troppo piccolo per contenere il valore di Dio, che è infinito e non può essere misurato, comparato se non con se stesso. Dunque l'umana capacità di intendere, che evidentemente rappresenta soltanto uno dei raggi della mente divina, che a sua volta riempie invece di sé tutto l'universo, non può, per sua stessa natura, essere tanto possente da discernerne e capire Dio, che appunto è il suo principio. Molto altro ciò che Dio stesso e solo Lui gli rende palese, chiaro e comprensibile. Perciò, poiché la vostra vista non può addentrarsi nella mente divina, essa può penetrare nella comprensione della giustizia divina soltanto come l'occhio umano può penetrare negli abissi del mare. L'uomo può vedere il fondo del mare dalla riva, ma quando è a largo non lo scorge più. Eppure il fondo c'è, ma resta invisibile per la sua profondità. Non vi è luce per l'intelletto umano se non viene da Dio, la cui serenità non è mai turbata. Tutto il resto è tenebra, ignoranza, offuscamento dell'intelletto da parte della carne o veleno che gli proviene da essa. Quindi con questo ti è stato aperto uno spiraglio sufficiente nelle profondità della giustizia di Dio, intorno alla quale avevi dubbi tanto tormentosi. Infatti tu pensavi, uno nasce lontano dalle terre dove è giunto il cristianesimo e qui non vi è nessuno che parli di Cristo o che insegni o scriva della sua dottrina, che in qualche modo gliela faccia conoscere. I suoi sentimenti però e i suoi atti sono buoni, conformi alla ragione umana, senza peccato nelle opere e nelle parole. Allora questi muore senza essere stato battezzato e senza fede. Che giustizia è quella che lo condanna? Dov'è la sua colpa, se egli non crede? Ma ora chi sei tu che vuoi sederti sullo scranno del giudice per giudicare con la tua corta vista cose tanto lontane dalle tue possibilità di vederle? Certo, vi meravigliereste molto e vi nascerebbero molti dubbi in merito al senso della giustizia divina se vi metteste a ragionare come me in modo sottile su tale argomento. Soprattutto se non aveste in terra le sacre scritture a guidarvi e consigliarvi. Oh, uomini gravati dal peso della carne! Oh, menti rozze e ignoranti! La volontà divina, che per se stessa volontà di fare il bene, è buona in sé e non si è mai allontanata da sé, cioè dalla sua perfezione nel bene. È giusto tutto ciò che si uniforma alla volontà divina. Non accade infatti che alcuna cosa che sia stata creata buona e giusta attiri verso di sé la volontà divina, e bensì la volontà divina stessa che, irradiando la sua grazia nelle cose, le fa essere buone. Come la cicogna, dopo aver nutrito i figli, gira volando sopra il nido, e come il cicognino che si è pasciuto volge gli occhi verso di lei, così fece la benedetta figura dell'aquila che agitava le ali mosse dalle molteplici volontà concordi. Ed io alzai gli occhi a guardarla. Volando e roteando nel cielo, l'aquila cantava:
Così come i miei canti sono incomprensibili a te che non puoi capirli, nello stesso modo è per voi uomini il giudizio di Dio. Dopo che quelle luci, che erano fiamme di carità accese dallo Spirito Santo, si fermarono formando ancora la figura dell'aquila che rese i romani degni di riverenza davanti al mondo, l'aquila ricominciò. Nessuno mai poté salire in paradiso senza aver creduto in Cristo, sia prima sia dopo che egli fosse inchiodato sulla croce. Ma vedi, molti che gridano Cristo, Cristo, saranno nel giorno del giudizio assai meno vicini a Cristo di altri che non hanno conosciuto la fede, il cristianesimo. E gli infedeli condanneranno quei falsi cristiani quando saranno divisi in due gruppi, quello dei beati e quello dei dannati, nel giorno del giudizio universale. E il primo gruppo sarà ricco ed il secondo povero in eterno. Quali parole di biasimo potranno dire gli infedeli ai vostri re cristiani quando essi potranno leggere nel grande volume aperto della giustizia, dove vengono scritte tutte le opere spregevoli che questi re cristiani hanno compiuto nella loro vita? In quel libro si vedrà scritta tra le opere dell'imperatore Alberto I quella che presto indurrà la pena divina a registrarla e a causa della quale sarà devastato il regno di Boemia con Praga, la sua capitale. Lì si vedrà il danno arrecato alla Francia da Filippo il Bello, coniando monete falsate di peso per sostenere spese di guerra e che morì per essere caduto da cavallo scavalcato da un cinghiale durante la caccia. Lì si vedrà la sete di dominio che rende folli i re di Scozia e d'Inghilterra, spingendoli fuori dai loro confini, bramosi di nuove conquiste. Si vedranno la lussuria e la vita effeminata del re di Spagna e del re di Boemia, che mai seppe né mai volle sapere che cos'è la virtù. Si vedranno segnate le opere dello zoppo di Gerusalemme, le opere buone con una I, mentre quelle malvagie con una M. Si vedrà l'avarizia e la viltà di Federico II d'Aragona, re di Sicilia, luogo in cui morì Anchise, padre di Enea, e per far comprendere meglio quanto poco egli valga, sappi che le sue opere saranno scritte nel volume con lettere abbreviate, che noteranno in poco spazio molte opere malvagie, e si conosceranno le opere vergognose dello zio Giacomo, re di Maiorca, e del fratello di Federico II, re Giacomo II d'Aragona, i quali hanno disonorato la loro famiglia aragonese e le loro due corone. Quindi si conosceranno le azioni del re del Portogallo, di un'isola agricola, e di quello di Norvegia, Acone VII, e del re di Serbia, di Croazia e Dalmazia, comprese nel regno di Russia, Stefano Urosio II, che ha voluto imitare la moneta ducato, detto Matapan, d'argento fine di Venezia, usando un metallo meno pregiato. Oh, beate l'Ungheria e la Navarra, se non si lasceranno mai più mal governare, terranno lontano difendendosene i regnanti di stirpe francese. E come assicurazione e anticipo di quel che soffriranno l'Ungheria e la Navarra sotto il governo dei Capetingi, ognuno può considerare i lamenti e le rampogne di Cipro, di cui Nicosia e Famagosta sono le città più importanti, a causa del suo bestiale sovrano Arrigo II di Lusignano, anch'egli di origine francese, che non è dissimile dagli altri bestiali sovrani. Canto 20. Quando il sole che illumina tutto il mondo tramonta all'orizzonte del nostro emisfero e la luce del giorno diminuisce e si spegne da ogni parte, il cielo, che poco prima era illuminato solo per la sua luce, subito si rifà visibile per le molte luci delle stelle che riflettono la sola luce del sole. E questo fenomeno celeste mi venne in mente allorché quell'unica voce dell'aquila, simbolo degli imperatori e dell'impero che unificò il mondo, tacque col suo becco, poiché tutti quegli spiriti luminosi, facendosi più splendenti, cominciarono a cantare con voce corale, canti che ora mi sfuggono ed il cui ricordo cade dalla mia memoria. O dolce spirito di carità che ti avvolgi nel manto luminoso del tuo sorriso, come apparivi ardente in quegli spiriti che come flauti ispiravano i loro canti mossi solo da santi pensieri. Quando poi quelle anime gemme preziose di cui io vidi adorno il sesto pianeta, cioè Giove, fecero tacere i loro angelici canti,
udii un suono simile al mormorare di un torrente che scorre limpido giù per un rivo sassoso, dimostrando con la vivacità del suo corso la ricchezza e la fertilità di acque della sua sorgente sulla vetta. E come il suono si modula nel punto in cui vi è il collo della cetra e come l'aria che penetra nella zampogna acquista forma di suono ai fori di essa, nello stesso modo quel mormorare indistinto dell'aquila, tolto ogni indugio, salì rapidamente per il collo dell'aquila stessa come se questo fosse vuoto. Allora il mormorio dell'aquila si trasformò in voce, e quindi uscì dal becco in forma di parole che erano proprio quelle che desideravo ascoltare, ossia conformi al desiderio del mio cuore, nel quale le impressi. Ora tu devi guardare attentamente e fissare il mio occhio, cioè la parte che nelle aquile terrene riesce a vedere e sostenere la vista del sole. Perché di tutte le anime luminose che formano la mia figura, quelle che sono disposte a costruire l'occhio che scintilla nella mia testa, sono quelle che occupano il grado più alto di beatitudine fra tutti quelli del sesto cielo. Colui che risplende in mezzo all'occhio, del quale costituisce la pupilla, fu Davide, il poeta ispirato direttamente dallo Spirito Santo, e che trasferì l'arca santa di città in città. Ora in paradiso Davide conosce e può valutare quanto merito abbia lui acquisito con il suo canto e con i suoi salmi, in quanto fu frutto della sua libera volontà per il premio avuto che corrisponde al merito. Dei cinque fuochi che formano un cerchio a mo' di ciglio, il primo partendo dal becco è l'imperatore Traiano, che consolò la vedova con un atto di giustizia e pietà, punendo gli uccisori del figlio di lei. Ora conosce quanto costi caro non avere la fede in Cristo, per l'esperienza che fa di questa vita beata e per quella fatta dall'opposta vita nell'inferno. Quello che segue dopo Traiano nel cerchio di cui sto parlando, salendo verso la sommità dell'arco ciliare, è colui che ritardò la propria morte per fare vera penitenza, Ezechia, re di Giuda. Comunque ora egli conosce che la giusta preghiera non muta i decreti divini. Anche se per la preghiera può venir differito al domani quello che in terra si pensava che dovesse avvenire oggi. Quello che segue è l'imperatore Costantino, che trasferì a Bisanzio la capitale dell'impero e quindi portò le sue leggi a me, l'aquila, che dell'impero sono simbolo, per lasciare al Papa il possesso di Roma. Questa azione però diede cattivi frutti, ma Costantino fece questo in buona fede, e perciò nessuna colpa può essergli attribuita. Ora Costantino si rende conto qui in paradiso che il male da lui compiuto, derivato comunque dal suo desiderio di ben operare, non lo danneggia in alcun modo, e non è quindi imputata a lui come una colpa quell'azione, sebbene quel gesto sia stato tanto grave da provocare la distruzione del mondo. E quello che vedi nell'arco ciliare che declina dopo il punto più alto occupato da Costantino fu in terra Guglielmo II. E la Sicilia e la Puglia, che oggi si lamentano a causa del cattivo governo degli attuali sovrani, lo rimpiangono. Ora Guglielmo conosce come il cielo ami i sovrani giusti e lo dimostra anche con il fulgore dell'aspetto. E poi giù nel mondo chi penserebbe che la quinta di queste luci sante sia l'anima del troiano Rifeo? Egli, seppure pagano e quindi al di fuori della fede di Cristo, conosce in paradiso molte cose in merito alla grazia divina che gli uomini non possono conoscere e sa che questa lo ha avuto salvo, sebbene anche la sua vista, come del resto quella di tutti i beati e delle creature angeliche, non possa arrivare a scrutare fino in fondo a tale grazia che solo Dio stesso conosce. Come la lodola dapprima vola cantando e poi tace, soddisfatta e compiaciuta per la dolcezza delle ultime note del suo canto, così contenta come la lodola mi sembrò l'aquila, per le parole dette che erano piene del concetto della divina misericordia, secondo la volontà della quale ogni cosa creata è come Dio stesso la vuole, in forza del mistero della predestinazione. Comunque, sebbene per i beati io fossi riguardo al dubbio sorto in me in seguito alle ultime parole su Rifeo dette dall'aquila, trasparente come il vetro rispetto al colore che ricopre, il mio grande dubbio mi spinse con la forza del suo peso a dire: «Che cosa sono queste?» Vale a dire, com'è possibile che l'anima di Rifeo sia in paradiso? A questa domanda vidi un gran sfavillare di luci. Quindi l'aquila iniziò subito a parlare,
per non tenermi sospeso nel dubbio e nel mio stato di stupore. Mi rendo conto che tu credi queste cose perché io le dico, ma non capisci bene come esse siano possibili. Così, sebbene esse siano credute, restano per te incomprensibili. Tu sei come colui che apprende il nome di un oggetto ma non può vedere la sua vera sostanza se altri non gliela manifesta. Il regno dei cieli sopporta violenza solo da parte dell'amore ardente e della speranza da esso vivificata, che vincono la divina volontà. Non la vincono con la violenza come un uomo che sopraffà un altro, ma perché essa vuole essere vinta, e nel momento stesso in cui è vinta, vince con la sua bontà. La prima anima dell'arco ciliare, quella di Traiano, e la quinta, quella di Rifeo, ti fanno meravigliare, poiché vedi la dimora degli angeli adorna della loro presenza. Essi di fatto non uscirono pagani dai loro corpi, come tu credi, bensì credenti, poiché Rifeo, morto prima della venuta di Cristo, credette fermamente nella futura redenzione. L'altro Traiano, morto dopo la venuta di Cristo, credette nella redenzione già operata da Cristo crocifisso. Infatti l'anima di Traiano dal limbo, luogo da dove non è possibile tornare alla volontà di operare il bene, tornò a riprendere il corpo, e ciò fu premio dell'ardente speranza. Di quell'ardente speranza che nelle preghiere fatte a Dio per risuscitare l'anima di Traiano infuse una forza tale che la volontà del risorto potesse essere mossa alla fede e al pentimento. L'anima gloriosa di Traiano, di cui si sta parlando, tornata nel corpo, nel quale restò poco tempo, credette in Cristo che poteva salvarla, e credendo si accese di tale fuoco di amore di Dio, che giunta la morte per la seconda volta, fu degna di salire alla gioia del paradiso. L'altra, l'anima di Rifeo, quando era ancora sulla terra, ripose tutto il suo amore nella giustizia, e questo avvenne grazie a Dio che infuse in lei un naturale istinto per la giustizia, atto quindi sgorgato dalla divina provvidenza, che è come una fontana così profonda che mai occhio poté giungere a scandagliare la sua scaturigine, cioè la sua sorgente. Così, concedendogli un'altra grazia dopo la prima, Dio lo illuminò, aprendogli gli occhi sulla nostra redenzione. E da allora egli non fu più contaminato dal nauseante paganesimo, e anzi rimproverava per il loro errore le genti sviate dietro a esso. 1000 anni prima che il vero sacramento del battesimo fosse istituito, egli ottenne il battesimo del desiderio, mediante le 3 virtù teologali, fede, speranza e carità, che nel paradiso terrestre ti sono apparse accanto alla ruota destra del carro mistico della Chiesa. Oh predestinazione, quanto è lontana la tua radice dalla vista di coloro che non possono avere l'intera visione di Dio. E voi mortali state bene attenti e prudenti nel giudicare, perché noi stessi beati che vediamo Dio non sappiamo ancora quali saranno tutti gli eletti, né sappiamo a chi Dio concederà ancora la grazia, e noi stessi quindi non possiamo giudicare. Ma questa nostra mancanza è dolce per noi, perché la nostra beatitudine si perfeziona in questo piacere che noi proviamo nel volere quello che vuole Dio. In questo modo, da quella divina figura dell'aquila, per rischiarare la mia limitata intelligenza, mi fu data questa spiegazione, fonte di dolcezza. E come il valente chitarrista accorda la vibrazione della corda del suo strumento alla voce del valente cantore, rendendo così più piacevole il canto, così mi ricordo che mentre l'aquila parlava, io vidi le anime benedette di Traiano e di Rifeo muovere il loro splendore armonicamente insieme alle parole dell'aquila, allo stesso modo che nell'uomo il battere delle palpebre si accorda con il parlare stesso. Canto 21. Il mio sguardo era già rivolto verso Beatrice, e così anche la mia anima, che si era distolta da ogni altro oggetto. Lei non sorrideva, ma iniziò a dirmi: se ora tu sorridessi, tu diventeresti come Semele, che per l'ingannevole consiglio della gelosa dea Giunone chiese di poter vedere Giove in tutto il suo fulgore, e ne rimase incenerita. Tu diventeresti come Semele. La mia bellezza, come hai potuto notare,
risplende maggiormente mano a mano che saliamo lungo le scale del paradiso. Risplende ora talmente che, se non l'attenuassi, la tua vista mortale, di fronte al suo fulgore, sarebbe come un ramo schiantato dal fulmine. Noi fummo innalzati al settimo cielo, quello di Saturno, che trovandosi in congiunzione con la costellazione del Leone, irraggia ora sulla Terra la sua influenza secca, mescolata a quella ardente del Leone. Fissa con attenzione quanto vedrai, e fai in modo che i tuoi occhi riflettano l'immagine che ti apparirà in questo cielo, specchio della luce divina. Solo chi sapesse qual era il piacere della mia vista nell'ammirare l'aspetto beato di Beatrice, quando io per ubbidire distolsi da lei gli occhi per rivolgerli ad altro, potrebbe veramente capire quanto mi era gradito fare la sua volontà. E ciò si può fare confrontando i due grandi piaceri, quello di osservarla e quello di ubbidirle, che erano entrambi immensi. Entro il corpo di Saturno, il pianeta lucente chiaro come un cristallo che nel suo girare attorno alla Terra porta il nome di quello che fu della Terra un buon re, Saturno appunto, sotto il cui regno l'umanità visse la sua età più felice, vidi una scala colore dell'oro. In essa si rifletteva il raggio luminoso ed era tanto alta che i miei occhi non ne potevano vedere la fine. E vidi scendere per i gradini della scala tante e tante luci che io pensai che tutte le stelle che appaiono in cielo provenissero da lì. E così come le cornacchie prendono il volo tutte insieme al mattino per scaldare le piume intirizzite dal freddo e poi alcune vanno via senza ritornare, altre invece dopo il primo volo tornano a posarsi ed altre ancora continuano a volteggiare intorno al luogo dove hanno pernottato. Ecco che un analogo sistema io vidi tenere da parte di quelle anime che scesero insieme dalla scala non appena si imbatterono in un certo gradino. E lo spirito che rimase più vicino a noi si fece così splendente che io pensavo dentro di me: io vedo bene l'amore di cui tu mi dai un segno. Ma Beatrice, dalla quale io attendevo sempre di sapere quello che dovevo dire e quando lo dovevo dire, non fece alcun gesto. Per cui io, pur avendo desiderio di fare domande, me ne astenni, perché ritenni opportuno non farle. Poi Beatrice, che leggeva in Dio il mio pensiero, mi disse: «Esaudisci pure il tuo ardente desiderio di parlare a questi spiriti». E io iniziai: «Sebbene il mio merito non sia tale da farmi degno della tua risposta, o anima beata che stai celata dentro la luce della tua letizia, rispondimi per la grazia di Beatrice, colei che mi concede di farti domande, e dimmi perché sei venuta così vicino a me. Dimmi anche perché in questo cielo tace la musica del paradiso, che negli altri cieli invece suona così devotamente le lodi di Dio». «La tua facoltà uditiva come quella visiva è d'uomo mortale, perciò qui non si canta per la stessa ragione per cui Beatrice non ha riso. Io discesi i gradini della santa scala d'oro soltanto per comunicarti la mia letizia d'amore con la luce che mi avvolge e con le mie parole. E non sono stata sollecita verso di te perché il mio amore sia maggiore di quello delle altre anime. Infatti in tutte, da questa scala in su, ferve lo stesso amore e zelo di carità come in me, come ti dimostra il fiammeggiare di queste luci. Ma sono stata sollecita verso di te dall'amore divino, per il quale noi siamo così pronte a fare la sua volontà, ed è il motivo per cui ciascuna liberamente esegue il compito a lei assegnato e destinatole da Dio stesso, come tu vedi». «Io vedo bene, o luce sacra, come il vostro amore, libero e spontaneo verso Dio, sia sufficiente in questo cielo affinché voi seguiate la divina provvidenza e i suoi voleri. Quello che invece mi riesce più difficile da capire è perché fosti tu sola predestinata fra tutte le altre a questo compito». Non finì di parlare che la luce compì un giro veloce sul proprio centro, e quindi l'anima che stava dentro la luce rispose: «Sopra di me discende lo splendore della grazia di Dio che penetra nella luce entro la quale io mi trovo, e quindi la virtù beatificante dello splendore divino, congiunto al mio intelletto, moltiplica le mie facoltà sì da recepire la volontà stessa di Dio ed assecondarla.
ed è proprio dalla vista dell'essenza di Dio e dal poter fare la sua volontà che deriva la gioia che mi fa essere splendente, e la luminosità della mia fiamma è pari alla chiarezza della visione che io ho di Dio. Tuttavia neppure quell'anima che nel cielo più si illumina, né quel serafino, creatura più vicino di tutte le divinità, potrebbe soddisfare la tua domanda, perché quello che tu chiedi è così profondamente all'interno dell'abisso delle disposizioni precoordinate da Dio fin dall'eternità, che qualunque vista di qualsivoglia essere creato non potrebbe penetrare. Anzi, quando tornerai nel mondo dei mortali, riferisci questo agli uomini, così che essi non presumano più di poter far arrivare il loro pensiero verso una meta che è tanto alta e raggiungibile. La mente umana, che qui in cielo, illuminata dalla grazia divina, può vedere chiaramente. Invece sulla terra essa è fumosa, e allora pensa come l'uomo potrebbe mai raggiungere laggiù in terra una meta che non può essere vista neppure quando l'anima è stata assunta in cielo nella sua gloria. Così le sue parole mi segnarono il termine della questione, e lasciato questo problema, mi limitai a chiedere umilmente a quell'anima chi essa fosse. Tra i due mari che circondano la penisola italica, e cioè fra l'Adriatico ed il Tirreno, non molto lontano da Firenze sorgono monti rupestri, propaggini dell'Appennino centro-marchigiano, tanto alti che i fulmini si sentono scoppiare più da vicino, poiché appunto sono tanto alti da rimanere più vicini alla zona del cielo in cui si formano le nuvole stesse, e in seno ad esse i fulmini. Quindi dove queste montagne formano una gobba che si chiama Catria, sul basso delle pendici sorge un eremo consacrato, che per lunga consuetudine era dedicato solo al culto di Dio, a sola Latria. Così l'anima riprese per la terza volta a parlarmi, e poi continuando disse: «In quel monastero io divenni così saldo nel servizio che trascorrevo estati ed inverni con cibi semplici e magri, conditi con solo olio, felice nella contemplazione. Allora quel monastero soleva preparare molte anime al paradiso, ma ora è diventato sterile a tal punto che presto la cosa dovrà essere rivelata. Io fui chiamato Pietro Damiano e fui prima frate chiamato Pietro Peccatore nella regola di Santa Maria di Ravenna, località posta sulla costa del mare Adriatico. Avevo ancora poco tempo da vivere quando fui fatto cardinale, cioè ebbi quel cappello cardinalizio che oggi si trasmette da un indegno a un altro ancora più indegno. San Pietro e San Paolo vissero magri e scalzi, accettando il cibo di chi che sia. Ora i moderni pastori vogliono servi o portantini che sollevino loro da entrambe le parti e che li trasportino, tanto sono pesanti e grassi. E vogliono i caudatari che sollevino la loro coda, cioè la lunga cappa. Poi, quando vanno a cavallo, coprono anche questo con il loro ampio mantello, e così sotto una sola copertura si trovano due bestie. Oh, pazienza divina, quanto sei grande!» A queste parole di condanna io vidi molte fiamme lucenti scendere per i gradini della scala e ruotare su se stesse in segno di letizia, e farsi più splendenti ad ogni giro. Vennero a fermarsi intorno all'anima di Pier Damiano e lanciarono un grido così alto di sdegno che non potrebbe trovare qui un paragone. Né compresi bene le parole, poiché l'intensità di quel suono mi stordì. Canto 22. Scosso per l'urlo dei beati e spaventato, mi rivolsi a Beatrice, la mia dolce guida, come il bambino che sempre ricorre alla madre, colei nella quale ha più fiducia e fede. E lei, come madre che subito viene in soccorso al figlio, pallido e ansioso, con le sue parole che sogliono tranquillizzarlo, mi disse: «Non ricordi che sei in paradiso? In paradiso tutto è santo, e tutto quanto accade deriva dal volere il bene. Ora, dopo che il solo grido dei beati ti ha così tanto sconvolto, puoi ben immaginare quanto ti avrebbero sconvolto il loro canto e lo splendore del mio sorriso. Se avessi potuto comprendere il significato di quel grido, ti sarebbe già nota la punizione divina,
che pure vedrai all'opera prima della tua morte. La spada della giustizia divina non colpisce né presto né tardi, se non nella valutazione degli uomini che attendono la punizione, invocandola o temendola. Ma osserva gli altri beati, perché vedrai anime famose, se volgi lo sguardo laddove io ti indico. Come Beatrice volle, io girai il mio sguardo e vidi molte sfere luminose che, radiandosi reciprocamente, si facevano più splendenti. Io stavo come colui che reprime in sé lo stimolo del desiderio e non osa chiedere. Tanto teme di essere troppo molesto e di dare l'impressione di desiderare troppo. E la maggiore, la più lucente di quelle gemme, si fece avanti per soddisfare il desiderio che essa aveva letto dentro di me, rivelandomi chi fosse. Quindi udii una voce uscire dalla luce. «Se tu vedessi, come io la vedo, la carità che arde in noi e la grande gioia che proviamo nel soddisfare ogni tuo giusto desiderio, avresti certamente espresso liberamente i tuoi pensieri, senza timore di essere inopportuno o di osare troppo. Ma pur esitando, tu non potrai comunque ritardare il conseguimento del fatale fine che devi raggiungere col tuo viaggio, e quindi io risponderò anche al tuo solo pensiero, dal momento che sei così titubante nell'esprimerlo. Quella propagine del Monte Cairo, sulla cui pendice è posto il borgo di Cassino, fu già sulla sua cima frequentata da gente ingannata da false credenze del paganesimo, e per questo restii ad accogliere la vera fede. Ed io sono colui che portò per primo in quel luogo il nome di Cristo, che recò in terra la verità del cristianesimo, in grazia del quale ora siamo tanto elevati in cielo. E sopra di me rifulse tanto la grazia di Dio che io ebbi la forza di distogliere le popolazioni delle borgate circostanti dal culto pagano, che nel mondo antico aveva sedotto tutti i popoli. Queste altre luci che splendono vicino a me sono tutte anime di uomini che in vita furono contemplanti, accesi da quell'ardore di carità che fa nascere i sentimenti e le opere sante. Qui è San Macario, c'è anche Romualdo, e ci sono tutti i miei cari fratelli, i quali furono fedeli alla vita del chiostro e saldamente coltivarono la fede. Allora io dissi a lui: l'affetto che mi hai dimostrato parlando e l'espressione di grande benevolenza dimostratami dal fiammeggiare di tutte le anime circostanti ha ampliato la mia fiducia al massimo possibile, così come il sole allarga la rosa quando essa diventa tanto aperta quanto più non può. Perciò ti prego, padre, di farmi sapere se io posso ricevere la grande grazia di vederti nelle tue vere sembianze e non celato dalla luce che ti avvolge. Fratello, il tuo alto desiderio sarà soddisfatto nell'ultimo cielo, cioè nell'Empireo, dove ogni volontà si compie direttamente in Dio. Lì ogni desiderio può avere il suo più totale e perfetto adempimento. Solo nell'Empireo, a differenza di quanto avviene negli altri 9 cieli, ogni parte è immobile fin dall'eternità, perché l'Empireo non è nello spazio come tutti gli altri corpi e non ha poli intorno a quali ruotare. E la nostra scala mistica giunge fino all'Empireo stesso, la cui sommità sfugge ora ai tuoi occhi. Il patriarca Giacobbe la vide protendere fin lassù quando essa gli apparve carica di angeli. Ma ora nessuno stacca più i piedi da terra per salirla, e la mia regola è rimasta soltanto sulla carta, inosservata e sciupata, perché nessuno la segue. Le mura dei conventi, che in passato erano luoghi di preghiera, sono diventate spelonche di ladri, e le tonache dei frati sono sacchi pieni di farina guasta. Ma anche una grande usura non riscuote guadagni in modo così contrario al piacere di Dio, come contrario al piacere di Dio l'appropriarsi delle rendite dei monasteri che fanno diventare pazzi di avidità il cuore dei monaci. Infatti tutto quello che la Chiesa tiene in custodia è interamente dei poveri, che chiedono la carità in nome di Dio, e non dei parenti, degli ecclesiastici o di altre persone ancora più brutte, concubini e figli naturali. La natura umana è talmente debole che un buon proponimento non dura il tempo che passa tra il nascere della quercia e il suo fruttificare. San Pietro diede inizio alla comunità della Chiesa senza possedere né oro né argento, e io fondai il mio ordine con la preghiera e con il digiuno, e San Francesco d'Assisi fondò il suo convento con la più completa umiltà. E se consideri il periodo iniziale di ciascuna comunità e poi rifletti fino a che punto essa è degenerata, tu vedrai che il bianco si è mutato in nero.
Tuttavia, l'aver fatto retrocedere le acque del Giordano e aprire le acque del mare quando Dio lo volle, furono cose più mirabili a vedersi di quello che sarà il rimedio divino a questa corruzione. Così disse San Benedetto. E poi si riavvicinò alla schiera delle anime e queste si strinsero in un solo gruppo che salì roteando verso l'Empireo, simile ad un turbine. Allora Beatrice mi sospinse dietro a loro con un solo cenno degli occhi, tanto la sua virtù riuscì a vincere il peso del mio corpo. Né mai qui in terra, dove si sale e si scende per le sole doti naturali, ci fu un movimento così rapido che potesse essere paragonato alla rapidità del mio volo. Così possa io tornare, o lettore, in paradiso per meritare il quale spesso piango i miei peccati e mi percuoto il petto. Com'è vero che io vidi la costellazione dei gemelli che segue quella del toro ed entrai in essa in un tempo più breve di quello che tu avresti impiegato a mettere a trarre il dito dal fuoco. Oh, stelle dispensatrici di gloria, oh, luce piena di nobile potenza, dalla quale io riconosco di aver ricevuto tutto l'ingegno, qualunque sia il suo valore, il sole, che è sorgente di ogni vita sulla terra, nasceva e tramontava con voi quando io nacqui e cominciai a respirare l'aria della Toscana, e poi quando mi fu elargita la grazia di salire nel cielo delle stelle fisse, che girando provoca anche il vostro moto, mi fu dato in sorte di entrare nella parte di questo cielo da voi occupato. A voi ora il mio animo si innalza devotamente per acquisire la forza necessaria per affrontare l'ardua prova che lo attira a sé. Beatrice, cominciò. Tu sei così vicino a Dio che i tuoi occhi devono essere ormai limpidi e penetranti. Prima quindi di immergerti più profondamente nella visione divina, guarda in basso. Osserva su quanta parte del mondo ti ho fatto innalzare e valutando questo, il tuo cuore si presenti colmo di gratitudine, per quanto possa, alle schiere trionfanti che gioiose stanno avanzandoti incontro. Io allora tornai a guardare i sette cieli che avevo attraversato e sotto di essi vidi il globo della terra così piccolo che sorrisi del suo aspetto meschino. E approvo oggi come migliore il giudizio di coloro che più la disprezzano e chi pensa alle cose celesti si può chiamare veramente virtuoso. Io rividi la luna illuminata senza quelle macchie che nel mio errore avevo creduto dovute alla diversa densità della materia lunare. Qui io, Iperone, sopportai la vista del sole, tuo figlio, e vidi, o Maia e Dione, come intorno e vicino a lui si muovono i pianeti Mercurio e Venere. Dall'assù mi apparve l'influsso temperato di Giove tra Saturno, suo padre, e Marte, suo figlio, e di lì vidi chiaramente il variare delle loro posizioni. E tutti e sette i pianeti mi si mostrarono nella loro grandezza e velocità e nella distanza che intercorre fra la zona dell'uno e quella dell'altro. Poi, mentre mi volgevo con la costellazione dei gemelli, la terra, che pur piccola come noiuola ci rende tanto feroci, mi apparve tutta dai suoi luoghi più alti fino a quelli più bassi, dove i fiumi sfociano in mare. Poi rivolsi i miei occhi verso quelli luminosi di Beatrice.